Molti soldati hanno raggiunto la tua strada e stanno arrivando qui. Abbiamo perso i contatti con metà del convoglio. Lascia perdere. Morgan ha ordinato l'attacco aereo. Entro un'ora ogni cosa sopra questa montagna sarà spazzata via. Attivate le cariche. Ritira gli uomini dal ponte. Non voglio che nessuno passi di qui. Stanno installando le cariche ora. Nessuno è indispensabile, tenente. Se non sono fuori dal ponte quando darò l'ordine, faremo saltare anche lui. Sì, signore. Ok, ora via di qui. Eccoci qua, ben ritrovati ragazzi, sempre su Siphon Filter 2, quarto livello, il ponte 170, quindi finalmente siamo arrivati al ponte. Agente sempre Gabriel Logan. La situazione qual è? Archer ha ordinato di distruggere il ponte situato sulla 170 per evitare che qualsiasi soldato superstite riesca a lasciare la montagna. Subito dopo l'isolamento della zona sarà effettuato il bombardamento a tappeto della montagna con gas nervino. Il tuo obiettivo è quello di mantenere intatto il ponte. Uccidi il comandante dell'agenzia senza far scattare l'allarme, prima che dia l'ordine di far detonare le cariche. Quindi disarma tutte le cariche installate nell'impalcatura sottostante il ponte. Completata l'operazione, prosegui verso l'obiettivo primario della missione, ovvero il luogo dell'incidente del C-130. Questa è una missione un po' particolare, è bella in realtà come meccanica, però ci sono dei piccoli accorgimenti che bisogna fare, perché appunto ci sono delle cose un po' particolari che vedrete tra poco. Quando le cariche saranno posizionate, ordinerò l'evacuazione del ponte, poi lo faremo saltare. Fino a quel momento state attenti a Logan, chiudo. Ecco, quello lì per esempio è il comandante, però quel comandante noi non lo possiamo eliminare così, perché è praticamente insieme a quel soldato. Quindi, essendo insieme a quel soldato, ci sentirebbero e quindi nel momento in cui poi ci scoprono, anche perché non abbiamo diciamo armi con il silenziatore, no? Quindi nel momento in cui facciamo del danno praticamente siamo fottuti, ecco. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna salire da questo lato, quindi nel momento in cui abbiamo oltrepassato il camion, ecco, questo me lo potevo risparmiare. Ok, aspettiamo che questo se ne va, esatto. E qui abbiamo l'equipaggiamento. Quindi adesso, oddio, senza ammazzarci però, no! Ok, non ci hanno visto. Allora, prendiamo le granate, ecco qua. Olè. E abbiamo eliminato il comandante, quindi adesso siamo praticamente liberi di poter agire, quindi non c'è più il tempo, non abbiamo più paura che il timer scada. Questa è una cosa un po' tricky che all'inizio mette in difficoltà praticamente la maggior parte dei giocatori, perché non sanno come eliminare il capitano, e quindi fanno casino. Allora, eliminiamo il primo soldato. E adesso con tutta la calma del mondo possiamo praticamente prendere tutti gli esplosivi. Possiamo anzi disarmare tutti gli esplosivi. Ok, da qua saliamo. Da qua non posso risalire perché mi manca una struttura praticamente come questa. Quindi qua possiamo salire invece. Ecco qua. E adesso possiamo andare avanti. In realtà qua mi conviene di più salire. Qua facciamo attenzione perché ci sono i due che girano tondo. E Logan, no, ma hanno visto. Il ponte. Non ci credo. Oh, hanno visto. Vabbè. Eh sì, qua purtroppo è una missione un po' particolare. Dobbiamo
Dobbiamo essere tipo silenziosissimi. Sempre e comunque. Ops. Minchia, mi stavo buttando. Ok, qua abbiamo risparmiato un po' di tempo. Anche perché se dovessimo fare tutto il cornicione così strisciando, perderemo, avremmo perso praticamente 60 ore di gioco. Mentre invece adesso, ecco, noi dobbiamo scendere praticamente qua. Possiamo anche scendere al prossimo forse, perché sennò qua credo che... No, credo che qui sia troppo alto. Quindi dobbiamo scendere al prossimo. Sì, è un po' particolare questa missione perché bisogna avere sangue freddo. Bisogna avere tanto sangue freddo. Ecco, qua invece possiamo scendere. Ops. Meno male, non mi ha sentito. Ok, questo lo abbiamo fatto fuori. Ecco, là ce n'è un altro. E lo facciamo fuori. Allora, qui c'è... Allora, se non sbaglio potevo scendere da qua, vero? Ti prego, fa che i miei ricordi... Sì. Che i miei ricordi funzionino e quindi sì, ma ora aggrappati. Niente, un ceppo di legno praticamente. Ok, e anche questa è fatta. Sì, se magari... Ecco qua. E ora devo rifare praticamente la stessa cosa di prima. Quindi dobbiamo... Dobbiamo scendere. Qui dobbiamo risalire. Perché purtroppo dall'altro lato non ci possiamo andare da qua. Minchia. No, Logan, fate saltare il ponte. Oh, madonna che palle. Ma poi ti vedono subito. Minchia, mi vedono istantaneamente. È incredibile, hanno una vista allucinante. Oh, fermo. Qua saliamo. Che poi in realtà diciamo che questi ultimi due li posso anche ammazzare perché non sono attaccati, quindi... Cioè, vedete questi due che sono messi qua, uno lì e uno là, li potrei... E Logan, fate saltare il ponte. Chi cazzo m'ha visto? Ma come fanno a vedermi così? Cioè, è allucinante sta cosa. Cioè, raggi X praticamente.
Ah, questo qua in realtà si può uccidere. Perché se io faccio così... e lo elimino... lo posso eliminare. Come posso eliminare anche questo? Ecco, permettendomi praticamente qua di potermi, non dico muovere liberamente, ma quasi. Che cazzo fai? Ecco, questi due invece sono un problema. Perché questi due sono fastidiosi. Allora, una bomba è qui. Quindi questa la possiamo togliere tranquillamente. Che sta succedendo? Il blu team ha catturato un paio di aspiranti eroi. Li stanno torchiando in questo momento. Non reggeranno a lungo. Ok. Non ricordo se effettivamente dovevo scendere da qua. No, forse no. Perché... da là ci devo andare dall'altro lato, se non sbaglio. Sì, qua è un po' particolare la situazione, perché devo andarci dall'altro lato, se non erro. Anche perché se faccio un salto troppo lungo, rischio di sfracellarmi al suolo. Quindi devo prima scendere su una pedana normale e poi successivamente andare a piedi verso l'altra piattaforma. Ora, esatto, io dovrei andare di qua, solo che forse posso lanciarmi dall'altra. Nel momento in cui disattivo tutte le cariche, se non sbaglio, i soldati li posso ingaggiare poi, cioè possiamo scontrarci. Allora, se non sbaglio dovrei scendere da qua. Perché mi sa che da qua ci posso scendere. Esatto. Fino a due ci posso scendere. Perfetto. Quindi da questo momento in poi possiamo ingaggiare anche i soldati, perché tanto non esplode più niente. Solo che adesso ho un nuovo obiettivo, che sarebbe quello di salvare i miei compagnetti, quelli che stanno torchiando. Ma non ricordo se c'era qualcos'altro. No, non c'era nulla. C'era, se non sbaglio, l'obiettivo in più, vero? Liberare i soldati, esatto. Eccoli. Perché non ci ammazzi subito, Bruzzetto? Qui si può fare una bella cosa, vedi? Se io mi metto qua e aspetto che passino entrambi, li possiamo prendere entrambi e quindi li salviamo. Ramirez, dov'è Ferguson? È stato sorpreso sulla montagna. Thompson, tutto ok? Sì, signore, qualche graffio, ma me la caverò. Abbiamo provato a combattere, ma hanno avuto la meglio. Ok, ora state dietro di me. Non sarà facile uscire da qui tutti d'un pezzo. Teresa, ho passato il ponte. Dammi la direzione.
Appena ad est si trova la linea ferroviaria. Seguila verso sud. Taglia direttamente attraverso le montagne, verso il luogo dell'incidente. Ehi, Gabe, ho sentito Lia. Sta bene? Sì, è ok per adesso. Appena possibile ti dirò di più. Ricevuto. Ok, andiamo. Quindi abbiamo anche notizie di Liam. Allora, adesso abbiamo anche loro due al nostro fianco, quindi siamo un po' più forti, ma... Attenzione! Esatto, il problema è questo. Che hanno il giubbotto antiproiettile. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna colpirli alla testa. Ok, ci hanno pensato loro. Ecco che ne arrivano altri. Oh, merda. Oddio, non mi ricordavo ci si potesse arrampicare qua. Ok, fatto. Il ponte è rimasto intatto. Ok, ti lascio qui. Ho lasciato Chance nel primo tunnel. Voglio che lo raggiungi e abbandoniate la montagna. Sarà fatto. Contattami appena raggiungerai. Attenzione! Un posto sicuro io. Archer, completamente impazzito, distrugge il ponte da solo con l'elicottero. Benissimo. Va bene, detto questo ragazzi, non c'è altro che dobbiamo fare. La prossima missione, se non sbaglio, sarà il treno, che non è neanche tanto difficile, solo in alcuni punti. Però detto questo, ovviamente vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye.